Buongiorno ragazze, sono stra in ritardo perché ieri sera non sono riuscita a editare il vlog, quindi l'ho editato stamattina dopo aver portato Fede a scuola, però devo andare assolutamente stamattina a ritirare gli esami, ben due esami, sia la curva glicemica che gli altri che ho fatto, e quindi sono, mamma mia che capelli, sono stra in ritardo. E quindi niente, adesso sto correndo, va bene che gli esami li fanno ritirare dalle 11, sono adesso le 11 ma tanto li posso ritirare fino alle 15, solo che dovendo anche prendere Fede a scuola, insomma, rischio di non avere neanche il tempo per pranzare. Vabbè, oggi va così. Solo che ieri sera non ce la potevo fare, ragazzi, editare il video, cioè mi addormentavo letteralmente in piedi. E niente, quindi adesso mi vado a vestire, mi sono data una sistemata, mi vado a vestire e scappo. Il cellulare l'ho preso, i fogli del ritiro li ho presi, direi che possiamo andare. Allora sto andando a ritirare gli esami, sono praticamente arrivata e speriamo sia tutto a posto, soprattutto la curva glicemica, e vi farò sapere dopo. Esami presi. Sembra tutto a posto da quello che ho visto, però li devo mandare alla ginecologa. Forse c'è un briciolino di ferro basso, però adesso farò vedere tutto alla mia dottoressa e vedrò lei. Mi incammino verso casa, fa un freddo glaciale. Dunque, sono tornata a casa, come di rito accendo l'albero di Natale, perché non si può non accenderlo, non si può. E detto ciò, io mezz'ora scarsissima, facciamo 25 minuti per sistemare la casa. L'unica cosa che ho fatto stamattina sono i letti ed editare e caricarvi il vlog alla velocità della luce. E tra l'altro sono contenta che vi è piaciuto tanto quello dove si vede appunto la nostra Alessandra. Mi state lasciando un miliardo di commenti tra il vlog del pigiama e il vlog dell'ecografia, quindi perdonatemi se ancora non ho avuto il tempo di rispondere a tutte. Si tratta di circa 150 commenti, quindi sono veramente tanti, e giuro che stasera mi metto lì e risponderò piano piano a tutte voi, perché siete dolcissime. Io devo muovermi, ragazze, devo scattare, quindi ora devo lavare i piatti ancora di ieri sera, perché ieri sera ve l'ho detto, non ho editato il vlog ma non ho fatto proprio niente, neanche lavare i piatti, ero veramente collassata. È stata una giornata, forse anche l'emozione, la recita, l'ecografia, al mattino siamo andati anche a fare spesa, ero veramente distrutta. E tra l'altro quando la ginecologa l'ha saputo mi ha detto occhio a non tirare la corda, perché io a volte mi scordo pure, no? Quindi faccio, dico, disfo come se non fossi neanche incinta, e però è un problema, non devo fare così, devo fare con calma, ma è più forte di me. Quindi detto ciò, mi spiccio, lavo i piatti, passo l'aspirapolvere, cerco di riordinare il più possibile, perché volevo anche stare un po' con Federico oggi, visto che già ieri non siamo riusciti a stare molto insieme, e poi domani sarà col papà, poi domani anche la gita, insomma. Ci tengo, quindi mi muovo. Pronti? Via! Thank you.
scarpe. Sono riuscita a lavare tutti i piatti, che erano veramente un'infinità, e a passare l'aspirapolvere in tutta la casa e ad aspirare anche il divano, perché io aspiro anche quello, potendosi staccare la parte della scopa, diciamo. Visto che abbiamo comunque un cane, io lo aspiro tutti i giorni. Ora volo a mettermi le scarpe, ragazze, e vado a prendere Fedino. Allora, ragazze, questo è il re dei salti temporali, perché sono passate un sacco di ore, ma ho dovuto finire di sistemare. E adesso ho dato la pappa a Nala, quindi se sentite rumori di... è lei che mangia. Io ho fatto per stasera le uova strapazzate e adesso mi invento un contorno. E vi volevo solo dire, prima di chiudere il vlog, che ho fatto appunto anche delle stories su Instagram in merito. E come vi dicevo, appunto, il sondaggio su Instagram ha vinto la posta esperienze, insomma, quindi consigli, leggerò appunto le vostre esperienze se me ne manderete, però avete votato voi comunque la scelta tra argomento discusso da me o letture esperienze, quindi lo farò una volta ogni tanto in base a quante mail mi arriveranno. E vi lascio giù nell'info box la mail che mi saluta Fede. Vi lascerò giù nell'info box la mail dedicata, quindi potete scrivermi tranquillamente la vostra storia lì. Io la leggerò in anonimato, quindi senza il vostro nome, e vi darò il mio consiglio se me lo chiedete, o dirò la mia, insomma, in merito, quello che insomma desiderate voi. Quindi facciamo una prova, sicuramente sarà un video che girerò poi nell'anno nuovo, quindi dopo le feste, però intanto vi metto la mail qui sotto così inizio ad accumulare le vostre storie. Detto ciò, io vi mando un grande grande bacio, vi auguro una buona notte, ci vediamo prestissimo. Ogni tanto sentite un ciao. Ci sentiamo prestissimo, ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!